Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. E io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di non pagare con i soldi, paga con le camere invendute. Torna un ospite al podcast Ospitalità 4.0. Benvenuto ad Andrea Chiappini. Ciao a tutti, benvenuti, ciao. Allora, Andrea è CEO di IVH Group S.P.A. IVH Group è una società che offre alle strutture del settore hospitality una vasta gamma di servizi, prodotti e forniture. Il metodo sviluppato da IVH consente agli hotel di riqualificare, ristrutturare e migliorare la propria struttura pagando attraverso il processo notticamera, che, come dicevamo prima nel Dietro le Quinte, è un metodo innovativo rivolto al mondo dell'hotelleria, vero Andrea? Assolutamente sì, noi abbiamo iniziato a sviluppare questo sistema nel 2013, nato da un incontro fortuito con un grosso tour operator. Io lavoravo in una grossa azienda del settore del design e con questo incontro-scontro fortuito ci è venuta un po' l'idea di capire come poter offrire agli hotel prodotti e servizi cercando di sfruttare un po' tutta quella che era la possibilità di vendere camere, quindi di portare fatturato aggiuntivo ai clienti hotel, quindi un modo interessante per diminuire l'esborso finanziario sugli acquisti e la possibilità invece di approvvigionarsi tramite del fatturato aggiuntivo. Questo era un po' il nostro tipo d'approccio. Chiaro. Quindi un win-win, essenzialmente voi portate i servizi o i beni all'interno dell'hotel, non li fate pagare con il contante, ma li aiutate anche a riempire delle camere che probabilmente sarebbero rimaste invendute. Sembra più, come diceva Edoardo, veramente innovativo. Per quello. Sì, più che altro noi prendiamo in maniera affettuosa un po' le distanze da quello che viene volgarmente chiamato cambio merce. Il nostro è più un sistema di filiera. Avendo un network importante di aziende che sono più di 200, noi cerchiamo di far coinvogliare un po' di prenotazione delle aziende di altri nostri canali verso i nostri clienti hotel. Magari sono canali ai quali difficilmente l'albergo avrebbe accesso, e allo stesso modo offrire una sorta di passami il termine, gruppo d'acquisto, perché avendo una base clienti di oltre 200 alberghi, noi non compriamo solo un materasso per gli hotel, ma ne compriamo diversi, di conseguenza abbiamo un potere di acquisto più alto rispetto a quello del singolo hotel. Se a questo ci metti che inviti caldamente le aziende, se non compri da altri, a comprare le tue camere, visto che non ti sto vendendo una lavastoviglie, cara azienda, ma una cosa che tu compri, ovvero dei pernottamenti business o leisure verso i clienti, è un po' un modo di fare filiera. Questo è un po' lo sviluppo che abbiamo fatto in questi anni, piuttosto complicato, fatto di tanta tecnologia, tante integrazioni ai vari channel manager degli hotel, e per rendere un po' fluido un meccanismo, soprattutto che sfrutta la tariffazione dinamica dell'hotel, perché magari all'inizio l'albergo mi diceva: ma a che prezzo me la compri la camera? Guarda, il prezzo lo fai tu, e quindi di conseguenza io la vendo al prezzo che decidi tu. Quindi c'è una convenienza. Questo è importante, questo è molto importante, perché in pratica distribuite come se fosse un canale Booking.com o Expedia di fatto, perché si è connessi al channel manager della struttura, come la nostra partnership tra Slope e IVH. Cosa prevede? Prevede che Slope è in grado di dialogare direttamente con voi, e quindi il nostro cliente comune che ha comprato un bene, che potrebbe essere tutti i materassi, oppure proprio lo stesso gestionale, cosa che puoi acquistare con il metodo IVH, e questa è una rivoluzione. Non so, saremo penso tra i primi gestionali che possono essere acquistati col metodo, penso, non lo so. Assolutamente. Quindi questo ti dà la possibilità di acquistare anche un servizio, un software, la qualsiasi, soprattutto se non avete Slope, veramente fate poca strada. Mi piace la parte principale. Mi è scappata. Quindi questo ti dà la possibilità di pagarlo col fatturato futuro. È un po' come se l'albergatore alzasse il telefono, chiama il signor Booking e gli dice: uè, signor Booking, perché non mi mandi 100 televisori o 100 materassi? Fondamentalmente è quello. Poi te li ripaghi con le prenotazioni che farò da qui. Ovviamente il signor Booking attacca il telefono in faccia all'albergatore, che quindi deve trovare altre strade. Invece sostanzialmente noi applichiamo questo metodo. È chiaro che non facciamo miracoli. Se l'albergatore deve ristrutturare 3 milioni
di euro l'albergo e ha 4 camere a disposizione, non è che tutto quanto questo lo facciamo in camere, ma magari la parte camere sarà una parte più piccola rispetto alla parte in denaro, ma comunque ci affianchiamo alla struttura per aiutarlo, consigliarlo, fargli da consulenza, fare da gruppo d'acquisto a cuore aperto, come a me piace dire. Cerchiamo di andare a vedere se effettivamente sta comprando bene quell'ascensore o quel sistema gestionale o la qualsiasi, quindi cerchiamo di consigliarlo. Abbiamo uno staff piuttosto importante, siamo basati a Milano, anche se poi lavoriamo, i nostri clienti sono un po' sparsi in tutta Italia. Spettacolo. Questo è veramente interessante. Quindi dicevamo, il channel manager è connesso e la vostra best available rate che volete distribuire sul canale automaticamente viene sincronizzata. Quindi subentra anche un concetto di automazione, non è che devo dare un allotment ai VH, se ho ben capito, no? Funziona direttamente sulla base di alcune regole di distribuzione che definite con i vostri consulenti. Quindi poi penso un'obiezione vi faranno in parecchi, Andrea, non è che mi vendi tutte quante le camere a Ferragosto, che lì sono buono anch'io. Non lo so, come rispondere? Ah, la base di partenza del nostro cliente hotel è: ti do solo 2 camere e le puoi vendere solo il 29 di febbraio, ma se le prenotazioni arrivano da Marte e da Venere. Questa è la base di partenza dell'albergatore. Da lì iniziamo una trattativa che deve essere un po' win-win. Chiaramente noi andiamo a prendere massimo il 4, il 5, il 7% del fatturato dell'albergo in maniera di portare valore aggiunto, perché questa più o meno è una soglia al di sotto dell'occupancy dell'hotel, soprattutto in questo periodo. Quindi non dà fastidio all'albergo e deve stare tranquillo, non è che andiamo a prendere tutte le camere, anche perché abbiamo dei cap, abbiamo dei limiti, impostiamo tutto quello che vogliamo a seconda della dimensione del progetto con l'albergatore. La cosa importante che hai detto tu è che con la connessione al channel manager, sostanzialmente rispetto a quello che era il cambio merce, quindi i disallineamenti, la distribuzione selvaggia chissà come, chissà dove, cioè è impossibile che avvenga, perché noi seguiamo esattamente quello che ci passa l'albergatore in maniera elettronica. Quindi l'albergatore, da questo punto di vista, abbiamo risolto un problema importante che avvicinava questo modus operandi a qualcosa che da una parte mi portava il beneficio del non esborso economico e dall'altra parte però mi portavo a casa una distribuzione selvaggia del mio prodotto che magari in qualche circostanza poteva essere dannoso dal punto di vista commerciale. Questo l'abbiamo risolto con la tecnologia e così il nostro cliente hotel sta assolutamente tranquillo. Molto bene. Chiaro. Quindi le dinamiche sono abbastanza chiare. Nell'operativo, quindi, come funziona? Un hotel che è interessato a scoprire di più il vostro metodo, no? Come fa? Va sul vostro sito, guarda i fornitori, li contatta? Come dovrebbe fare un ascoltatore che magari è curioso di capire che cosa può comprare? Sicuramente sul nostro sito trova già un po' di informazioni, quindi IWH Group, quindi si va a googolare, va a cercare un po' di informazioni sul sito di IWH, vede anche, invitiamo a vedere anche i nostri azionisti, perché un altro aspetto, voglio fare 30 secondi giusto di filosofia. La nostra società è partecipata da alcune importanti famiglie italiane, non vi sto annoiare, però se andate a vedere sul nostro sito vedete quelli che sono gli imprenditori azionisti, che sono famiglie importanti. Ne cito una, la famiglia Vacchi, il gruppo IMA SPA, leader mondiale per le macchine dell'industria del packaging, molto bravi a far filiera, hanno creato un esempio nel mondo della meccanica. E questi signori, che sicuramente portano a casa un EBITDA importante ogni anno, non hanno fatto questo tipo di investimento per motivi economici, ma per motivi di filiera. Quindi l'obiettivo è quello di portare un concetto di filiera nel mondo del turismo, che spesso e volentieri è bisfrattato, sottocapitalizzato, poco strutturato, non ci sono strumenti finanziari, e invece è un settore importante che pesa per più del 13% del PIL e dovrebbe essere un pochino più tutelato. Invece il nostro mondo, purtroppo, come sapete, non è sempre quello tra i più super aiutati. E quindi vogliamo portare proprio un concetto di filiera per dare una mano veramente a questo settore. Per tornare alla tua domanda, una volta che l'utente ha googolato su IWH Group, può contattarci e cerchiamo di capire quella che è la sua esigenza, qual è il suo fabbisogno nell'immediato, qual è il suo fabbisogno di merci nel futuro, cosa deve fare, e cerchiamo di costruire un progetto economico per aiutarlo. Come possiamo farlo? Con il discorso camere, senza dar noia al fatto che lui con le camere deve guadagnarci, pagare i suoi impegni finanziari, pagarsi i suoi costi fissi. Quindi noi non siamo
invasivi. Allo stesso modo cerchiamo di consigliarlo a 360 gradi su cosa acquistarlo, come acquistarlo, quanto pagarlo, che budget può mettere a disposizione, se ha bisogno di un progetto, se ha bisogno di finanza strutturata, se ha bisogno di gestire bonus, super bonus o qualsiasi altro beneficio fiscale che noi andiamo a gestire integrandolo alla nostra modalità. Quindi, diciamo, a tutto tondo gli diamo una consulenza affinché possa ottenere il massimo in termini di beneficio finanziario e sviluppo del fatturato in maniera combinata da un unico interlocutore. Quindi da lì c'è un approccio e costruiamo insieme un vestito su misura, perché è ovvio che le esigenze che hanno i nostri clienti, che possono essere catene, andate a vedere un po' di esempi, un po' di casistori sul nostro sito, vedete alcuni hotel che sono individuali piuttosto che hotel di catena, e anche lì andiamo a fare un vestitino su misura sul nostro interlocutore in maniera tale che portiamo ogni anno un beneficio, tant'è vero che le strutture che lavorano con noi poi spesso e volentieri l'anno successivo continuano. È un po' come se fosse un canale ulteriore finanziario e un canale ulteriore per fare fatturato. Questo è quello che rappresentiamo. Quindi, entrambi i rami. C'è una spesa minima di ingresso, nel senso, oppure una struttura che proprio non potete prendere? Se io ho un bed and breakfast da 4 camere, immagino che il metodo non funzioni bene, proprio per il discorso che facevi prima. Se già sono un hotel indipendente, un hotel di catena da 20 camere in su, almeno 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, esiste un target tipo dove puntate per i nostri ascoltatori? Ma in realtà a noi ci è capitato un po' di tutto. Ci è capitato dal bed and breakfast alla catena, e io ho sempre ragionato, dico, guarda, questa attività ai miei commerciali è come il maiale, non buttiamo via niente. Giusto. Poi sono umbro di origine, quindi noi umbri ne sappiamo qualcosa, anche se da un po' di tempo che vivo a Milano. Però non c'è un limite, è chiaro, come se un albergo piccolino che magari ha un boutique hotel di 14 camere mi chiede 3 milioni di riqualificazione, pensa di pagarlo tutto quanto in camere, non è possibile. Quindi chiaramente ci sono degli equilibri da rispettare. Comunque, se uno deve approvvigionarsi di qualcosa, sicuramente nel nostro sistema trova un beneficio, perché rispetto a quello che avrebbe fatto da solo, comunque con noi trova un beneficio. E in termini di prezzo, perché fungiamo da gruppo d'acquisti, quindi riusciamo a comprare meglio, e in termini di sistema di pagamento, quindi le combiniamo. Le dimensioni dipendono da chi sei e quanto devi comprare, quindi è un po' quella, e dove sei soprattutto. Quindi se sei in un hotel in città, se sei country, se sei mare, montagna, più o meno abbiamo clienti dappertutto, quindi a seconda della situazione impostiamo un progetto che sia vincente per entrambe le parti. E io penso che in questo periodo, anche post-Covid, ormai lo definisco così perché siamo ottimisti, ovviamente, anche il discorso liquidità, quindi finanza, è molto importante. Il vostro metodo, secondo noi, secondo me, è veramente eccezionale, perché ha portato una rivoluzione nel modo di approvvigionarsi a servizi oppure a beni. Una cosa che è veramente 4.0. Oggi siamo stati molto contenti di averti avuto qui con noi nel podcast, perché ci hai portato veramente un sacco di idee e ci hai raccontato la vostra iniziativa imprenditoriale che è notevole. Noi l'abbiamo subito abbracciata, siamo, come dicevo prima, partner e ci crediamo molto in questo progetto. Quindi invito tutti quanti i nostri ascoltatori a contattarvi, perché è veramente un'occasione e un prodotto molto interessante. No, Edoardo, che ne pensi? Sì, assolutamente sì, anche perché siamo partiti esplorando un po' come funziona questo metodo innovativo, perché è davvero innovativo, no? Quello di VH, ma soprattutto un ruolo molto importante, secondo me, è quello che viene dato dalla loro consulenza, quindi non ti affiancano veramente, quindi ti aiutano anche a capire le esigenze di ristrutturazione della struttura, che sicuramente aiuta a dare una marcia in più. Eh sì, non è solo... Non è arido come servizio. No, assolutamente. Io ringrazio anche voi anche per la qualità del prodotto, anzi del servizio, il prodotto che avete sviluppato. Quindi è un piacere aver iniziato questa partnership. Mi sembra che stia anche portando i suoi primi frutti in maniera, assolutamente, sì, in maniera corretta. Quindi sì. Mi fa molto piacere. Poi, ragazzi brillanti, giovani, innovativi, per noi vecchietti degli anni 70 è uno stimolo avere persone dinamiche come voi. Quindi è un piacere. Grazie Andrea, grazie per le belle parole e per averci dato dei giovani, e quindi auguro a tutti quanti un buon lavoro e ovviamente
IVH Group, maggiori informazioni sul sito e sul metodo, eccetera. Quindi ciao a tutti, buon ascolto, buon lavoro. A presto, buon lavoro. Ciao, grazie a voi, buona serata, ciao.